bancomat fuori servizio. Il cartello che si sono ritrovati davanti i clienti era chiaro. Nella notte una banda di malviventi ha tentato l'assalto all'erogatore di contanti della banca di credito a due passi dal centro di Campodarsego. Un colpo fallito per l'entrata in funzione dell'allarme della banca, tanto che gli assalitori sono fuggiti a mani vuote. Sul posto i carabinieri e anche i vigili del fuoco. Indagini sono in corso, a setaccio tutte le telecamere della zona. Intanto in mattinata in via Caltana andava così. È in coda? Sì. Sapeva che cosa succede? No, non sapevo, sto qua di passaggio e ho visto il banco ma fuori servizio. Adesso aspetto l'altro. Un assalto condotto con le modalità ormai note, non l'unico nel giro di una settimana. Nella notte tra martedì e mercoledì nel Mirino, un'altra banca di credito a Mussolente nel Vicentino, anche qui il colpo è andato a vuoto. Sette giorni fa l'esplosione si era verificata ancora una volta nella provincia iberica, al bancomat di un istituto di credito di Creazzo.